affonda le proprie radici nei primi del dopoguerra attraverso il nonno Carlo, che come precursore del settore inizia nel commercio di fiori e di piante. A seguire poi il papà Enrico prende il nonno come archetipo e viene a seguirlo nell'esecuzione di giardini e incomincia a selezionare una importante clientela a livello nazionale. E da ultimo arrivo io che, forte del fatto e della esperienza raccolta dai miei avi, sono a portare avanti la tradizione che ormai supera i 70 anni. Le tendenze sono nel completo rispetto della natura. Rispetto della natura non è solo una parola. Non voglio fare ambientalismo da salotto, voglio solo farmi portavoce di quelle che sono le reali soluzioni applicative che noi tutti i giorni portiamo in campo. Quindi le tendenze sono portare il verde sulle facciate, portarlo sui tetti, perché aiutiamo delle strutture a ridurre le polveri sottili dell'ambiente, a influire sul cappa termico, per cui ridurre notevolmente il consumo di energia elettrica o di energia per il riscaldamento e per il raffrescamento. E non da ultimo, anzi direi come primo elemento fondamentale e di interesse, è l'abbattimento dell'impronta di carbonio dell'edificio, che soprattutto industriale si va a mitigare. Affiancati da questo istituto di ricerca, cappeggiato da 10 professori universitari, Archiverde si prende carico di un'azienda piuttosto che di un complesso abitativo o di un villaggio o di un villaggio turistico o comunque di unità antropizzate, e ne calcola l'impronta di carbonio a tutto tondo che lascia sul territorio. Poi attraverso una presentazione di una relazione si conviene con la proprietà quali sono le operazioni e le operatività propedeutiche nell'arco di un determinato lasso di tempo al fine di portare l'azzeramento delle stesse o comunque la riduzione. Sì, la nostra vision è quella di sempre portare avanti le radici, quindi che abbiamo, senza snaturarle, ovvero coniugare in maniera simbiotica la parte estetica a quella funzionale. Per cui non avere più una visione solo come diciamo succedeva negli anni 80 di manifestazione del bello, ma il bello ecosostenibile che diventa un fenomeno differenziale e ci proietta al futuro con uno spirito più leggero e etico nei confronti di ciò che lasceremo ai nostri figli.